Ciao a tutti e bentornati alle interviste di Innovation Podcast. Oggi intervisteremo Andrea Zanutel, in arte Tema. Ciao a tutti, telespettatori di Innovation Podcast. Oggi abbiamo come ospite Stema. Ciao Stema. Ciao. Mi piacerebbe sapere com'è iniziato un po' il tuo percorso nella musica. Allora, boh, diciamo che nella mia famiglia intanto non ci sono stati molti musicisti proprio, neanche strumentisti, cose del genere. Più che altro la cosa è partita un po' da mio fratello, perché lui, diciamo, era già un po' più all'interno del mondo delle serate, delle cose del genere, e lui mi faceva sentire non so, i brani più rilevanti all'interno di quei contesti, insomma, no? E da lì pian piano mi è iniziata sempre di più a interessare la cosa, fino a quando ho deciso di iniziare anch'io a intraprendere questo percorso. Ero interessato maggiormente a sempre alla cultura rap e hip hop americana, però prendendo quella degli anni 90. E poi pian piano studiando facendo le mie ricerche, diciamo che ho ampliato un po' il campo anche in altri generi, come non so, il rock magari, la techno, o boh, sempre più musica hip hop magari ancora più ricercata e cose del genere. Diciamo che se vieni a sentire un set mio, puoi sentire molti più generi, che magari all'apparenza non c'entrano nulla tra di loro, però diciamo che suonati in un determinato modo hanno senso o sono più collegabili. Ho capito, quindi ci vuole anche abbastanza creatività. Per me è fondamentale perché è un po' quello che ti distingue da tutti gli altri, no? Cioè, la creatività è quello che rappresenta la tua personalità in un determinato modo, soprattutto nei campi artistici, dove appunto, essendo una specie di artista, diciamo, passami il termine, devi rappresentare te di fronte a molte persone. Che questo può valere per pittori come qualsiasi altra cosa e per i musicisti, ovviamente. Tu come prepari i brani per vari eventi, la strumentazione? Diciamo che dipende dal posto in cui suono, perché mi è capitato di suonare, boh, io generalmente suono a Treviso, dove comunque c'è molta più apertura, diciamo, a sentire cose magari un po' più ricercate o magari cioè le novità loro le conoscono molto prima di altri posti. E quindi là diciamo che posso permettermi di fare un po', diciamo, di andare un po' più in avanscoperta con i brani, cioè di tirar fuori cose magari un po' più recenti. Mentre dove ci sono altri posti dove devo essere un po' più tranquillo, diciamo, e suonare le cose un po' più conosciute per riuscire a tenere la pista. Io generalmente suono con due giradischi e un mixer Pioneer DJI MS9. Ho scelto i giradischi un po' perché l'idea di suonare con questi strumenti mi è partita guardando alcuni set del Red Bull Freestyle, che è una competizione che è stata organizzata da Red Bull e riguarda soltanto il campo del DJing, e praticamente lì tutti usano questi strumenti per fare i loro set, le loro routine e cose del genere. E quindi gli ho detto, ok, se loro usano questi strumenti per fare queste cose che sono fighissime, per forza devo usarle anch'io se voglio fare cose almeno simili a quelle che fanno loro. Mentre a livello di sensazioni, diciamo che comunque quando suoni davanti a tanta gente, almeno per conto mio, io non riesco a, diciamo, cioè io sono completamente concentrato in quel momento, prima di iniziare a lavorare, appunto, e quindi non riesco a sentire molto oltre a quelle cose, cioè concentrazione, capire, magari iniziare a fare una specie di scaletta mentale. Ho capito, ho capito. Quindi diciamo che studi bene, insomma, quello che devi fare, vuoi portare alle altre persone. Tu hai citato un contest che ha lanciato Red Bull. Tu fai parte di DJ City Italia e hai partecipato al contest di Red Bull. Approfondiamo un po' questi due argomenti. Il contest di Red Bull di cui ti ho parlato prima era il Red Bull Freestyle, che non è altro che la competizione di DJ più importante al mondo,
in questo momento per il quantitativo di artisti che riesce a portare sul palco. Praticamente nel 2010 la Red Bull ha iniziato a organizzare questa gara prima a livello statale in Canada, mi sembra, e dove comunque ha riscosso un buon successo. E pian piano questa competizione ha preso sempre più rilevanza e quindi diciamo che Red Bull ha deciso di espandere i confini rendendo questa competizione mondiale. Nel corso degli anni tutti, cioè i DJ che volevano competere mandano un video di iscrizione che dura al massimo 5 minuti dove devono suonare almeno 3 generi musicali che sono a scelta propria. Poi c'è la giuria di Red Bull che è composta da tutti gli ex campioni mondiali di questa competizione che seleziona i 6 migliori video per ogni stato. E quindi alle finali nazionali arrivano i primi 6 migliori. E questi 6 migliori vengono portati in una città dello stato in dove partecipano. Per esempio quando sono arrivato io hanno fatto la finale all'ex Dogana di Catania. E poi praticamente i finalisti devono competere suonando un set di 15 minuti che è sempre preparato prima, dove praticamente devono stupire il pubblico e i giudici seguendo diversi criteri come la creatività, che è la cosa più fondamentale, poi la tecnica, quindi sia a livello di scratch che di passaggi, e poi tenere comunque sempre il pubblico, diciamo, quindi non mollare la pista. Io ho partecipato l'anno scorso, dopo che ho provato ad arrivare alle finali nazionali per altri 2 anni prima, e quando sono arrivato alle finali, cioè, sono completamente impazzito, perché cioè, era, diciamo, il sogno che avevo da quando ero un sacco più piccolo arrivare a quel punto. E quindi per quel set di 15 minuti mi sono preparato un sacco. E mi ha portato bene questa cosa perché sono riuscito ad arrivare secondo a livello nazionale, che è comunque un buon traguardo secondo me. Mentre per quanto riguarda DJ City Italia, dobbiamo partire dal presupposto che DJ City è un sito, record pool, dove tutti i DJ o persone che vogliono sentire musica possono iscriversi. E in pratica lì si trovano la maggior parte dei brani che sono rilevanti o sono in commercio al momento, e da lì in pratica DJ City ha deciso di creare dei gruppi di lavoro in ogni stato dove opera. Per esempio c'è DJ City UK, DJ City Spagna oppure anche in Francia, e il team italiano è formato da altri soggetti come Damianito, che è un ex campione mondiale sempre di Red Bull Tristyle, Mista Panzini, Dez, Car e me. E qui, insomma, diciamo che il nostro compito è quello di portare la cultura del DJing a tutte le persone che potrebbero interessarsi. E infatti anche a questo proposito molto spesso vengono organizzati una specie di incontri che si chiamano Link Up, dove chiunque può venire, sia che sei uno che appena iniziato a suonare o che sei un esperto, diciamo, navigato. Ed è un posto utile per fare connessioni con altre persone, cioè trovare nuove amicizie. Quindi diciamo che insomma hai fatto anche delle cose importanti e partecipi a questo progetto, che è assolutamente una cosa sicuramente utile per crescere, per tutte le persone che ne fanno parte, sia per te che per i tuoi amici che per altri. E quindi direi bene. Cioè, anche sono contenta riguardo a prima che parlavi di Red Bull Tristyle, che quando hai detto quando sei arrivato secondo ti sei preparato tantissimo, però dopo 2 anni che provavi. Quindi questo vuol dire che provare, bisogna sempre provare. Volevo chiederti se hai dei progetti futuri per questo periodo. Sì, allora, visto che comunque a parte il primo periodo di quarantena, diciamo che è un periodo abbastanza morto perché non puoi fare fondamentalmente serate, quindi diciamo che col lavoro sono a casa come altri dei miei colleghi, mi sono un po' affacciato sul mondo della produzione musicale
Quindi è che era una cosa che avevo già iniziato quando avevo circa 18 anni, però non ho mai approfondito particolarmente. E adesso, avendo più tempo, mi sono dedicato tanto anche a quella cosa, diciamo, per studiare bene gli aspetti del mixing e tutte quelle cose lì, insomma. Quindi potrebbero uscire delle cose tra un po' di tempo, sempre su Instagram, su Spotify e tutto quanto. E infatti anche su Spotify sono usciti alcuni brani con i ragazzi del mio collettivo, del Godfirm. E oltre a questo, ma ti dirò poco in nulla. Cioè, sto pensando dei nuovi video da fare, magari con delle routine, cose del genere, però questo periodo ci ha ucciso abbastanza, diciamo. Il periodo non aiuta molto, devo dire. Però comunque già quello che hai fatto, gli obiettivi che hai e i progetti che hai intenzione di fare, adesso anche quello della produzione, entrare nel campo della produzione musicale, io direi che sono anche dei progetti molto impegnativi da realizzare, quindi ci vuole appunto forza e coraggio e direi che tu ce ne hai anche molto a quanto alla chiacchierata di adesso. Grazie. Tutto il pubblico di Innovation Podcast, auguriamo una buona giornata e ci risentiamo presto con le interviste di Innovation Podcast. Ciao a tutti!